Salve a tutti amici di Barco Sbots, ben ritrovati nel consueto appuntamento settimanale del riassunto della settimana con le principali, o meglio, con tutte le notizie postate su Marco Sbots durante questa settimana. Cominciamo con la prima notizia. La prima notizia riguarda un progetto molto interessante chiamato Budgie, che ha dato vita poi a una distribuzione Evolve OS. Evolve OS è appunto questa nuova distribuzione basata su OpenSUSE, che avrà come desktop Budgie. Ve l'ho parlato già le scorse settimane. Che cos'è? E praticamente si tratta del nuovo lavoro di Kay, già autore di Solus OS. Questa nuova distribuzione è praticamente una versione pura, diciamo così, di OpenSUSE, versione GNOME, con questo nuovo desktop che praticamente non è un fork di GNOME come alcuni potrebbero pensare, ma è semplicemente un GNOME modificato sfruttando le possibilità offerte dalla programmazione del desktop GNOME, che è possibile modificarlo tramite JavaScript e cose del genere. IKEA quindi ha annunciato il rilascio di questa distribuzione. La prima versione, non ve l'ho scritto nel post, ma comunque dovrebbe essere disponibile già da gennaio 2014. Budgie è composto da tre componenti principali: il Windows Manager, il panel e il gestore della sessione. Quindi è proprio un lavoro semplice semplice, però di sicuro impatto, che potrà piacere a molti di voi. Perché? Perché appunto ha un aspetto tradizionale di desktop con il classico pannello inferiore e cose del genere. Diciamo così, sarà uno sfidante di Cinnamon. Speriamo appunto che poi l'idea piaccia e venga sviluppata e venga mantenuta e supportata anche su altre distro. Altra notizia della settimana è stata il rilascio di Fedora Utils 3.1.3. Questa nuova versione di Fedora Utils, questo tool fantastico che consente di risparmiare molto tempo durante le fasi successive all'installazione di Fedora, è stato aggiornato per Fedora 20, la versione nuova di Fedora che è uscita questa settimana. Novità degna di nota è stata la ristruttura dell'interfaccia grafica con correzioni bug fix qua e là. Scusate per un po' di formicoli alla gola, i mali stagionali. Una notizia che ha fatto molto rumore è stata l'indiscrezione secondo la quale la Corea del Sud starebbe discutendo sulla introduzione di Ubuntu al posto di Windows XP. Come ben sapete, Windows terminerà il suo supporto per Windows XP nel 2014, 8 aprile del 2014. Cosa ci sarà dopo? Praticamente tutte quante le varie organizzazioni, i vari stati, saranno costretti a migrare le proprie macchine, il proprio parco macchine, verso versioni successive di Windows, se vogliono mantenere appunto i propri sistemi con aggiornamenti e quant'altro. In Corea pare che l'amministrazione si stia domandando se è dopo, se è meglio effettuare un passaggio direttamente a una distribuzione Linux, in questo caso nello specifico Ubuntu. Che dire, speriamo che una cosa del genere venga fatta. Entrare in un mercato quale quello della Corea del Sud, un grandissimo esportatore di menti, di tecnologie, basta pensare ai colossi della Corea del Sud, significa fare breccia in un mercato molto, molto appetibile. Oltretutto, la Corea del Sud, da quel che ricordo, è uno degli stati più avanzati dal punto di vista delle connessioni, diffusione delle tecnologie digitali all'interno della popolazione. Beh, speriamo che questa cosa si concretizzi. Come vi ho annunciato, in settimana è stata rilasciata la versione 20 di Fedora, nome in codice Eisenbug. L'ho provata, tant'è vero che ho realizzato anche una piccola guida post-installazione su Fedora 20, la versione con GNOME. Questa guida post-installazione è stata fatta sfruttando appunto Fedora Utils, perché praticamente nel corso della stesura della guida, o meglio nel corso dei mesi passati, quando avevo deciso di fare una guida
non appena fosse stata rilasciata la nuova versione, mi sono domandato più volte, quale migliore strumento per un utente che passa per la prima volta a Fedora, quale migliore soluzione potrei propinargli? Fedora Utils è proprio capita a fagiolo. Perché? Perché Fedora Utils fa tutte quelle cose che normalmente un utente fa nelle fasi successive all'installazione: installazione di codec, installazione di programmi essenziali, personalizzazione del sistema e quant'altro. Fedora Utils appunto raccoglie tutto questo, quindi ho pensato, inutile stargli a spiegare, aggiungi il report RPM Fusion, installa quello, installa quello. Quando c'è un'interfaccia grafica chiara e semplice, spuntate e vi scaricate quello che vi serve. Ok, i puristi potrebbero avere a che ridire su questo, però che ce ne fregano. Noi non siamo dei nazisti del software, quindi non ci interessa. Nella guida, appunto, gli ho spiegato come utilizzare Fedora Tools, gli ho fatto vedere quello che installo io. In più, ho aggiunto alcune cose che mancano a Fedora Utils, tipo ad esempio mancava un feed reader, mancava l'installazione di un player video e cose del genere. Trovate tutti i consigli appunto nella guida post installazione. Spero di non aver saltato nulla di utile. Se c'è qualche correzione che volete farmi, scrivetela nel post, qualche suggerimento, sarò ben accetto di modificare la guida perché sono comunque un utente alle prime armi di Fedora. Sì, la utilizzo da 4-5 mesi, però comunque appunto non è un tempo abbastanza lungo da potermi definire un conoscitore della distro, anche se in realtà ultimamente sono tornato a Kubuntu per poter provare la nuova versione di KDE, versione di KDE nuova che è stata rilasciata appunto in settimana, ovvero KDE 4.12. Miglioramenti da quel che ho potuto vedere sono una reattività generale migliore. Dolphin si carica più velocemente, cose del genere. Se avete la possibilità sulla vostra distro di installarla, installatela. Vi ho anche postato in settimana la notizia riguardante Kubuntu. Praticamente la nuova versione di KDE è stata aggiunta nei repository di Kubuntu, quelli dedicati alle versioni di sviluppo, per Kubuntu 12.04 e Kubuntu 13.10. Quindi appunto aggiungete i Kubuntu backports e godetevi KDE 4.12 con tutti i software annessi e connessi. Notizia della settimana che non è stata accolta, diciamo così, dalla comunità con tanto entusiasmo, perché non ho visto tanti strappamenti di capelli, è stata la notizia della commercializzazione in Europa di Jolla, il primo device dell'omonima casa, primo smartphone equipaggiato con Surface OS. All'inizio era venduto soltanto in suo natio, adesso sarà venduto in tutta Europa, naturalmente online. Con sé il prezzo di 399 € più 15 euro di spese di consegna per tutta l'Europa, diciamo così. Perché non ha avuto tanto risolto questa notizia? Beh, principalmente perché appunto è una piattaforma giovane, è l'unico prodotto e il prezzo 399 euro, parliamoci chiaramente. 399 ci sono tantissime alternative con Windows Phone o con Android che hanno caratteristiche superiori e più affidabilità, vuoi per la diffusione, vuoi per i marchi che la commercializzano, vuoi per il fatto che comunque hanno piattaforme, software, sistemi operativi più sviluppati e dunque offrono maggiori sicurezze, più applicazioni e cose del genere, anche se comunque Yolga potrà sfruttare le applicazioni Android, come ben sapete. Andate a leggere nel blog la varia notizia. Altra notiziola è stata un'indiscrezione, che poi indiscrezione non è. Samsung ha annunciato che il giorno prima del Mobile World Congress 2014 annuncerà i suoi device con Tizen, cioè praticamente c'è stato fatto un comunicato per un incontro il 23 febbraio 2014, appunto il giorno prima dell'inaugurazione del Mobile World Congress di Barcellona,
dove appunto verrà Samsung annuncerà alcune cose riguardanti Tizen, il sistema operativo per smartphone e non solo, basato su Linux, che promette di fare faville, speriamo. Ultima notizia della settimana riguarda, cioè non è l'ultima, la penultima, riguarda la messa in commercio del primo laptop 100% software libero. Che cos'è questo laptop? Questo è un laptop portatile, diciamo così, facciamo via. Con un BIOS libero, è praticamente un IBM Lenovo ThinkPad X60 rimaneggiato con le modifiche, vecchio portatile del 2006, con vecchi processori e quant'altro, e che sarà messo in vendita con Trisquel, la distribuzione GNU/Linux completamente libera, diciamo così. È approvato dalla Free Software Foundation. Peccato, peccato che, come hanno fatto notare alcuni, abbia un hardware preistorico e che quindi, cioè, diciamo così, messe le braccine, potevano far di meglio. Altra notizia della settimana, se avevo sbagliato prima, non era la penultima nemmeno. Su suggerimento di Edoardo, che ha condiviso la notizia su Google Plus, ho condiviso anche con voi tramite il blog un progetto che si chiama VoxForge. È un software che mira a realizzare un motore di riconoscimento vocale open source. Quello che manca a VoxForge attualmente è la voce, manca anche a me. Mancano appunto degli ordini di dettato vocale, e quindi l'appello che viene fatto e a tutti quanti i pinguini volenterosi di contribuire registrando la propria voce, seguendo poi le istruzioni che sono state fatte messe nel post e poi di conseguenza anche sul sito, appunto parlare per poter migliorare questo software. C'è bisogno di voci da registrare, cose del genere. Se avete una bella pronuncia, se avete tempo, dedicatevi e aiutate il progetto. Rilasciate in settimana le prime alfa di Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu e quant'altro. Ho pubblicato però soltanto la notizia riguardante Kubuntu 14.04 Alpha 1. Perché ho pubblicato quella notizia? Perché c'è una notizia abbastanza interessante, ovvero il cambio di browser predefinito su Kubuntu 14.04. È stato messo Firefox. Quindi viene cassato Reconquo, che è utilizzato come browser predefinito fino adesso. Peccato, peccato, perché l'ho provato e viene utilizzato lo stesso Firefox normale, senza le patch per KDE, per i meme types e cose del genere. Ho anche scritto su Google Plus al team di Kubuntu, sperando che ci ripensino e magari reintroducano le famose patch, che prima, una volta, c'era quello sviluppatore che si occupava di impacchettare tutto, non ha voluto più contribuire e cose del genere. Speriamo appunto che vengano messe queste patch in upstream e che non bisogna ricorrere ogni volta al solito PPA esterno del Blue Shell Team. PPA che purtroppo è lento nell'aggiornarsi, praticamente adesso è stata rilasciata una nuova versione di Firefox e ancora non è stato aggiornato il PPA medesimo. Ho pubblicato poi un video dove viene mostrato lo stato dei lavori su Plasma 2. Andatevelo a vedere. Alcuni diranno sempre le solite il solito look, niente di nuovo, però comunque non è proprio vero queste cose, perché comunque il lavoro grande che sta compiendo il team di KDE è quello di riscrivere tutto sfruttando le nuove tecnologie, quindi Qt Quick, QML, Qt5 e cose del genere. Vedetelo il video se siete appassionati di KDE. Stefano ha poi pubblicato una notizia riguardante la certificazione in attesa, perché nessuno se l'aspettava, la certificazione di Google dell'Oppo N1, che è il primo telefono venduto direttamente come CyanogenMod. Quindi, questo che significa?
Significa che potrà avere accesso a Play Store e cose del genere. Il prezzo però di questo smartphone è comunque elevato, anche in questo caso 449 dollari per la versione 16. No, 449 euro per la versione 16 giga, 479 per la versione 32. Le caratteristiche sono poi caratteristiche normali, diciamo 2 giga di RAM, quad core. Diciamo, la caratteristica principale di questo device è la camera che si gira. Verrei ricordate, sono apparsi secoli fa su Nokia e altri dispositivi. Boh, vabbè. Comunque, calatelo sto prezzo perché è un po' fuori portata. Ultima notizia della settimana, postata questa mattina, è un invito che faccio a voi tutti di sganciare la pecunia, perché è stata fatta su Indiegogo una campagna di raccolta fondi per migliorare Orca Screen Reader. Orca Screen Reader è un lettore video, praticamente è un ausilio che serve per le persone affette da disabilità visive. Il software deve essere perfezionato. Deve, è un obbligo. Perché? Perché così altrimenti tagliamo fuori una buona fetta di popolazione che è affetta da disabilità visive, che non possono utilizzare appieno, e magari si rivolgono, cercano di rivolgersi a software proprietari con conseguenti costi elevati, perché JAWS, come cavolo si chiama quel software, l'ho visto, costa sui 1000 dollari, una cosa del genere, 1000 euro, comunque costo elevato della licenza. Noi abbiamo la fortuna nel mondo del software libero di avere un software che fa la stessa cosa più o meno, che è appunto Orca Screen Reader, che deve essere migliorato. La sfida lanciata dal promotore della raccolta fondi è quella di migliorare le funzionalità con programmi come LibreOffice, oppure come i classici browser Firefox e Google Chrome. Quindi se avete qualche soldino, contribuite, ma aiuto ancora più grande se siete programmatori di contribuire attivamente a questo software. Lasciate stare, se siete programmatori, un consiglio, che poi vabbè, se lo dico così per essere presa come alcuni potrebbero averne anche idea, però anziché fare i 100.000 programmi player audio, scriptate, date codice per migliorare questo software, perché e per una buona causa. Bene, con questo ho concluso l'ultima notizia della settimana, davvero, non come prima. La prossima settimana, quando cadrà, non mi ricordo, cadrà prima della fine dell'anno. Ah no, il prossimo è sabato. No, che cacchio dico? Ah sì, è 31, martedì, quindi no. 28, no, ci sta ancora tempo per che giro magari. Ci sta ancora tempo, quindi non è l'ultimo video dell'anno. Stavo per dire una cretinata. Comunque il video prima delle feste natalizie. Se festeggiate il Natale, se non festeggiate il Natale, se festeggiate il giorno di Newton, della nascita di Newton, quel che festeggiate, festeggiate. Vi auguro di passare delle feste serene, senza complicazioni, sperando che appunto vada tutto bene. Un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità, al prossimo video. Ciao ciao. Ah, un saluto da Marco Giannini e da tutto lo staff.